questo. Veloce! Devi sbrigarti però! Madonna mia, l'ansia! Chi? Sono fatta! Funca, funca, madonna mia! Madonna mia, raga, avanti! Madonna mia! Vale, bello mio, bellissima questa parte del gioco, me la gusto. Mamma mia, raga! Porco di così, finiamo in bellezza. Ciao, Traim, bello mio, come stai? Ma che minchia c'è a ridere? Suca. Bardo mio, grazie. Vabbè, un'orgia di bambole, dai. Non andare. Non te lo permetto. Lei chi è? Sei ancora vivo? Veramente un'orgia di bambole, stavo scherzando. Non vale, io sono senza armi però, Ma guarda che movimenti che fanno, dai, no, è fatto bene, raga, ti giuro. Hanno tutte le cose che negli horror mi fanno più. Perché a me fanno impressione, tipo, se già mettono uno schifo del genere con il pianto del neonato, poi mettono le bambole che hanno sto movimento così. Dai, raga, questo è proprio, questo è brutto brutto. Queste cose fanno impressione. Dove cazzo è? Devo trovare in mezzo a tutte queste bambole quella lì, praticamente. Non è che lei, quella del quadro. Ma no, come stanno urlando. Madonna mia. Aiaio. Beh, il mio personaggio è proprio immortale fino all'ultimo. Non si fa un cazzo, raga. Possono infilarci qualsiasi cosa. Lui guarisce. Majin Buu proprio è il suo maestro. Ma sono ritornato qua. Ma è lì. Ah no, sembrava lei. Oh, io me ne vado. Io rimango. Eccola. Però quando vuole usa la forbice. E adesso hai perso anche la forbice, che in teoria. Ah, non ce l'ha, no. Devo ricercarla. Ma no. Dai, non è molto grande questa casa. Guardala! Camper! Artemia! Ma cazzo fai a pigliare legnate da una bamba? Oh, bastarda, non parlare di mia figlia! Dov'è ancora che si è nascosta? Guarda quelli nel divano, guarda, sono quasi simpatici. Qua! Apri! No. Sarà da qualche parte qua, campera troppo questo. Ma non c'è... Guardala! E scippaccia la testa. Si trattano così le bambole. Minchia. Ma è finita. Via. Risolverò tutto. Minchia, la chiave con il feto ho trovato.
il flacone. Voglio andare via da qui. Ah, beh, non è durata come... Interagisci, cos'è? Combinata, Davi. Ecco chi c'era dietro a tutto. Minchia, però. Anche se qui però mi dice che c'è qualcosa da prendere. Voodoo 407 CDX1, bambolina, ti ho bucato la testa nel western. E comunque ora abbiamo di nuovo le nostre armi. Allora, però era bella, sta parte era... Peccato che è durata poco questa parte qua. Però era bella perché uno eravamo disarmati. E c'è da dire che molto panico ti viene anche dal fatto che tu non puoi difenderti. Te va, lì eravamo così nella merda. Ciao Samuel, bando mio. Il fatto che non mi potevo difendere, comunque vuoi non vuoi, ti influenzava di più nella situazione. Ora che invece c'ho il pompa, c'ho la pistola, c'ho... fra un po' sblocchiamo pure il lanciarazzi, che io super potente, capito? Ma l'unica cosa brutta di sto Resident Evil è la torcia di merda. Caputtana! Adesso qua posso prenderlo il tesoro io. Niente. Allora. Comunque possiamo finalmente tornare indietro, riandare da Artemio. E mettere il cazzo di flaco. Ah, vediamo qua c'era, se non sbaglio, anche... Ma ci siamo già stati qua, aspetta. E io c'ho un senso dell'orientamento che proprio... Cos'è? I 470 everi. Ma qua c'è un bordo. Ma non sono i lupi mannari que... Cos'è? Avante! Avante! Mamma mia, mira di merda, scusami! Questi non sono lupi mannari! Ah, io! Ah, no, ma... la! Ma quanti cazzo siete? Mamma mia, che lento a sparare! Oh, siete troppi, siete troppi! Vabbè, ma quanto è lento a sparare? Oh! Attenzione, subito! Weapon, dai corna, animale! Dai corna! Mancato! Oh, basta. Vabbè, prendi la pistola, prendi la pistola! Mamma mia, raga! Non sono lupi mannari, proprio è cambiato tutto! Sfera, sole e luna? Ma dove cazzo siamo? Ma non ci eravamo mai passati di qua. Andiamo, fammi controllare sta casa. Grimaldello. Prendilo, prendilo, prendi tutto. Una mina. Vabbè, stiamo andando in guerra, raga. Non è uno. Guardo mio, grazie del follow. Qua potevo chiudermi eventualmente, sì. Vabbè. Ma noi siamo degli eroi. Noi combattiamo, noi non scappiamo. Tuttora. Questo era chiuso, raga. E c'è una casa. Una casa abbandonata. Dove sicuramente sarebbe bellissimo entrarci. Cos'è sto coso? È una pianta, pianta secca. Oh, la ruota del pozzo, mettilo. Un altro pozzo c'è. Do Mike, meno male. L'hai mandato senza beat, god. Maddalena, a testa. Hai visto Maddalena? Ok, allora sappiamo come si chiamano tutti i manichini. 640 lei, abbiamo un cesso. Dove non troviamo una benema... Oh, foto di uno strano uccello. Il sottolineatore che CDX1, ti amo. Grazie Mike, anche io ti amo. Aspetta. Prendi la foto di uno strano uccello. Perché è strano, scusa, è un uccello normalissimo. Cosa? Può essere la sfera? Minchia? Siamo qualche ingegneria. Il sottolineatura amiche CIRDX 10. 9. Buonanotte, Chiara. 9, 29, 39, 49, vabbè. 59, 69, 79. Ah, ma 89, devo farlo io. 99, 109. Guarda, lo stavo facendo automatico, ci stavo riuscendo. Teschio Donice. Questo varrà i miliardi. Cos'è? Munizioni esplosive. Vabbè, raga, però stiamo trovando un po' troppa roba qua.
Chiave del... Ah, vi ricordate? La chiave... No, manco io me la ricordo. 10 novembre, la signora donna, perché se no era il signore uomo, capito? La signora donna è diventata la figlia adottiva di madre Miranda. In tutti questi anni l'ha sempre insultata e non sono mai stato così felice. Fin dall'infanzia Jackson ha sempre temuto gli altri a causa della cicatrice sul suo volto. Dopo la morte dei suoi genitori si è rinchiusa in casa e l'unica interlocutrice è Angie. Angie Scassara, minchia, il cognome. Angie Scassara, amica, la bambola che suo padre ha fabbricato per lei. Sarò sempre grato per madre Miranda per la sua infinita, infinita misericordia. 28 novembre, la signora donna, ripetiamo donna, sembra felice. Forse è frutto della mia immaginazione, ma ho l'impressione che anche Angie Scassara, amica, la sua bambola, sia più viva che mai. Oggi è venuta a trovarmi in giardino, ha detto che Jackson è un camper. 29 novembre, la signora donna mi ha dato dei fiori gialli e mi ha chiesto di piantarli nel culo a Jackson. Li ho piantati sulla tomba della signorina Claudia e un po' nel culo di Jackson, forse a causa del loro profumo. Ah, interessante comunque questa teoria. Mi scrivo Jackson. Vabbè, Jackson, guarda il lato positivo. Pubblicità te faccio. Vai Jackson, sorridi, che è sempre stato un porco tuo padre, gliel'ho sempre detto, anche a tua madre glielo dicevo io. Minchia, 3000 lei così sugli albi, ma devo farmi un viaggio sui boschi. Oh, ma quanti cazzo sono? Dove minchia sono? Dove mi sono infrascato? Ah, giusto, è la strada. Qua c'è Artemio. Artemio, bello mio, sempre qua sei. Allora, qua possiamo metterci l'altro flacone. Flacone delle gambe, mischina le gambe. Adesso dovremmo avere un'altra visione probabilmente. No? Era solo la prima. Allora, mentre che siamo da Artemio, ti ricorda qualcosa per caso? Dalla mi piglia magari poco l'Artemio, le bambole proprio mi fa vedere. Ho delle novità in vendita. Ah, che novità hai? Minchia. Ma direi che non posso spararti, Artemio. Va bene, ragazzi. Per questo episodio, dai, io direi di salutarci qua. Abbiamo la chiave per passare da questo lato, in teoria, giusto? Perché noi abbiamo la chiave col feto a quattro ali. Questa. Quindi poi da qui... Guarda che si è abbonato, coglione! Chiara, grazie, grazie per la sub, cazzo. In finale, poi da qui noi andremo a fare in Culopoli, la nuova città di Resident Evil Village. Grazie alla chiave. Va bene, raga. Grazie ancora, Chiara, per il Prime. Vi ringrazio raga a tutti per il supporto di oggi, soprattutto a Barion, a Mike, a Voodoo, a tutti i nuovi follower, ma Barion oggi ha superato i limiti dell'umano con le sue 25 sub così regalate a caso. Un saluto, buonanotte a tutti, bellemi, mamma mia Mike, guarda, chiudo, buonanotte, buonanotte.